个 GQ 那个吧。Voglio che andiamo a sti. Abbiamo svoltato 150.000 euro. È andata, ragazzi. Cazzo, che stai di 150.000 euro. Che stai a coglionare. Guarda che la cifra sta scritta là sopra, Sì, ma siamo 15. Quanto so? 10.000 euro. 10.000. Noi quante ne siamo in tutto? Siamo qui 13. 13, vabbè. Arrotonda qui, 10.000 euro. Che ha svoltato. Quando parti, sai quello che lasci, ma non sai quello che torni. Il solito disfattista. No, dai, come sei? Abbiamo vinto. Guarda qua. Vabbè, dammi un altro mandarino. Dobbiamo festeggiare, mettiamo la foto sul gruppo. Dai, chiamali tutti. Wow. Va bene, che ci sta? Ma sì, va bene. Vai, va. Faccio la foto. Manda la foto. Dai, vieni sul gruppo. Dove sta Bebe Dores? Vai, la foto. Scrivo, ragazzi, siamo diventati ricchi. Con due C però, Clarissa, mamma mia. Ha letto messaggio. Sì, ma sì, mamma mia. Secondo me sono stato bellissimo. Ma quanto hanno vinto? 150.000. Benissimo. Diviso quanto? 13, 15. No, cominciamo a passare. Perché non esiste proprio. Cammacuccia. Chi ci sta e chi non ci sta? Stanno certi che non ci stanno mai. Perché non mi divido con 15. Ma cominciamo! No, io sono d'accordo con Dora. Pure se sono santa, però. È d'accordo con me sempre. No. Dai, oh, facciamo i conti, veramente. 150.000 euro, io ho 15, mi ricordo. Tu non sciuti su 15. No, io si 13. Ma quanti atti si mi sembra ogni sera? Facciamo sempre le cenette. E che sei SNS tipo? Allora, fammi vedere. Sempre. Dai, prima quanto sei. Prima lo fa WhatsApp. Ho sempre detto. I sordi sono male dell'umanità. I sordi, È vero. Okay. Mi raccomando però, dividete bene le cose, non vi accapigliate. No. Assolutamente no, perché proprio lo dipende, sapete. Tutto da te. Tu non vuoi. Mi dispiace. Allora, da bravi fratelli, dividete bene le cose, mi raccomando. Ok, sarà fatto. Capito allora tutto? Sì, ma io penso una cosa, guarda, secondo me devi ragionare perché sei una donna molto intelligente. 150.000 euro, li mettiamo in banca, che cavolo facciamo? Io devo togliere gli occhiali perché devo guardare meglio, perché c'hai uno sguardo molto intenso con questa vincita. Cioè noi organizziamo, citare con il mio amico Gaetano, 50-60.000 euro, ce l'andiamo in Grecia, 4 mesi, apriamo un ciringhito. Poche cose fatte bene, musica, piacevolezza e qualche drink. 4 mesi, ritorniamo alla base di Merlo, ci coccoliamo, giriamo il mondo e facciamo ancora altro. No. Ma quando la convince questa? L'idea è fantastica, io ci sto. Sono avventure che nella vita non si può mai dire, possono anche riuscire. La Grecia è un metti a parcheggio, la Grecia no. Ci fai fare a noi. Ok, tu ti metti a parcheggio, ci fai fare a noi. Con i soldi miei. Vabbè, questo è il nostro progetto. Però dico una cosa, nel caso in cui dovesse nascere il tutto, perché adesso la meditiamo bene, anche con Gaetano, che lui è un esperto dell'isola, io non mi frego. Quando viene a trovarci, nel momento in cui detraiamo il suo budget, devi pagare. Io non la uso. A me non mi guarda questa situazione. In che senso? Troppe chiacchiere, troppa gente che parla.
Amore, sai come funzionano? Dolore, rimedio. Ok. In un attimo. Rosaria. No, no. Sicuramente, insomma, diciamo, ad impatto di una cosa del genere, ognuno esprime sicuramente un'idea che può essere sicuramente, insomma, il fatto innanzitutto dello spirito di stare insieme. Peccato che già da ora, insomma, ci ha dato buca. No, questo perché la signorina è troppo pungente, siccome io ho una stima nei suoi confronti, però porca miseriaccia, allora mo lo devo dire, lo voglio dire, punto e basta. Ma cioè, dici, piglia 3-4 uomini di nazionalità diversa, li metti in coperta giù, la chiudi dentro, voglio vedere, va roba, si ha barchetta, bella, vengo pure io, 3-4-5-6. Scusa, ma si 4 li potessi scegliere. Non riesce il papadone a te, Ma noi a lei li mettiamo due mezzi marinai. Mezzi. Un mezzo marinaio è piccolo ma funziona bene. O il mozzo. È essenziale. L'importante è non rimettere il mozzo. La piccola, ma il problema grosso, io soffro di mal di mare. Questa volta si fa tutto grosso. No, tutti bravi, tutti belli, so. Tutti belli. Appena vedete un po' di grano. Ma la grana la vedremo dopo, a mio avviso. Adesso dove andiamo? Scusate, ma questo biglietto chi l'ha vinto? Me farete sapere. Aspetta lui, chi l'ha vinto, la decisione finale. Ma intanto studiamo la situazione. Ci vogliono 20 giorni lavorativi per riscuotere il bambino, ok? Greta, io credo che secondo me fra 2-3 giorni possiamo anche organizzare un volo. Studiamoci la situazione. Già mi è già dato un 40-50 mila euro, penso che qualcosina riusciamo a fare. Credo che se le cose vadano come devono andare, ringraziando il Signore, per fine maggio, inizio giugno riusciamo anche a iniziare la nostra stagione estiva 2018. Vabbè, forse anticipare i soldi per me. Sì. Vabbè, raga. Sentiamo giù il primo. Io me ne vado. Devo fare un servizio. Voi. Intanto decidete. Fatemi sapere, io l'ho detto, per me non mi quadra sta situazione. Non mi quadro proprio. Fatemi sapere. No, vabbè.